Apriamo la pagina del comprensorio parlando di Fiumicino. I consiglieri d'opposizione a Fiumicino appunto lanciano un patto con la città ed un ordine del giorno in consiglio comunale che dovrebbe impegnare ciascun consigliere e tutti gli amministratori pubblici a sospendersi qualora gli stessi vengano ad essere iscritti nel registro degli indagati per reati connessi a ruoli istituzionali ricoperti e a rassegnare le definitive dimissioni in caso di rinvio a giudizio. È un nuovo capitolo nelle polemiche territoriali dopo l'iscrizione del sindaco Esterino Montino nel registro degli indagati nell'inchiesta sui fondi della Regione Lazio. Fiumicino, afferma il PDL, suo malgrado, da settimane su tutte le cronache. Non è nostro compito entrare nel merito, ma sentiamo nostro il dovere di aprire una fase di riflessione. Il centrodestra lancia una sfida, domani riprenderanno i lavori del Consiglio Comunale e non possiamo, in quanto amministratori di questa città, far finta che nulla sia accaduto. Siamo pronti a proseguire i lavori del Consiglio Comunale ad una condizione, approvare prima di ogni altra cosa un patto con la città, ovvero l'impegno di tutti i consiglieri comunali ed amministratori a dichiararsi pronti alla sospensione e alle eventuali dimissioni nel caso in cui vengano colpiti da avvisi di garanzia nati dai ruoli istituzionali ricoperti. Non approvare questa proposta o peggio utilizzare trucchi regolamentari per evitare di discuterla, conclude l'opposizione, creerebbe una definitiva spaccatura tra cittadini e le istituzioni. Passiamo a Montalto. L'amministrazione comunale di Montalto di Castro ha avviato la procedura di smaltimento di pneumatici in località Serpentaro a Pescia Romana. Tonnellate di materiale stoccato da circa 15 anni sarà smaltito grazie alla stretta collaborazione tra il Comune e il consorzio COSMAPI, specializzato nel settore della gestione dei rifiuti di pneumatici. Le ruspe della società Trieco Servizi Ambientali, che stanno svolgendo il lavoro per conto del consorzio, da lunedì 9 dicembre hanno iniziato la bonifica del sito per rimuovere i migliaia di pneumatici accumulati nel tempo. Un'azione che l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere a titolo totalmente gratuito grazie al consorzio COSMAPI che si farà carico delle spese di rimozione del materiale. I pneumatici saranno infatti trasformati in preziose risorse che lo stesso consorzio permetterà di minimizzare il potere inquinante. Con questa operazione riusciremo a porre fine ad uno scempio ambientale che perdurava da 15 anni in un'area turistica di grande importanza per il nostro territorio, afferma l'assessore ai lavori pubblici Matteo Carmignani. La nostra soddisfazione sta nel fatto di essere riusciti a fare questa operazione per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini in modo assolutamente gratuito per il Comune, grazie ad una convenzione con il consorzio COSMAPI che si è reso disponibile nel ritirare i pneumatici per poi lavorarli e riutilizzarli. Passiamo a Santa Marinella, il materiale si chiama Teflon e si estende su un'area di 20 metri per 10. Si tratta della pista di pattinaggio su ghiaccio che ha fatto il suo esordio in piazza Gentilucci per un'iniziativa della Proloco di Santa Marinella in collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale. Bambini e genitori hanno provato la nuova superficie con i pattini a lame. La pista resterà aperta fino al 12 gennaio, tutti i giorni dalle 15 alle 20. Chi vorrà pattinare potrà acquistare un biglietto per mezz'ora a soli 2 euro. I bimbi fino a 8 anni dovranno essere accompagnati dai genitori. Presente alla cerimonia di inaugurazione il sindaco Roberto Bacheca e i delegati al turismo Alessio Marcozzi, allo sport Stefano Toppi, al bilancio Emanuele Mingella e alla polizia locale Massimiliano Calvo. Stiamo facendo molto per la città e la pista di pattinaggio è un motivo in più per venire a Santa Marinella, commenta il primo cittadino. Per cui auguriamo a tutti i nostri concittadini un sereno e gioioso Natale, accanto alle persone più care. Mercatini di Natale, artisti di strada, animazione per bambini ed eventi vari con le associazioni locali, filo diffusione, street band, cori gospel, corsa dei Babbi Natale, concerti di Max Gazzè, venerdì 27 alle 21 al Teatro Lea Padovani e di Capodanno il 1 gennaio alle 18 sempre al Teatro Lea Padovani. Quest'anno il calendario di Natale 2013-2014 del Comune di Montalto di Castro è ricco di eventi dedicati ai più piccoli e ai grandi. L'assessorato alla cultura dell'amministrazione comunale ha pensato in grande. Babbo Natale, artisti di strada, tombole di beneficenza, personaggi dei cartoon, mercatini di Natale, flash mob,
Presepe vivente e tanta musica porteranno infatti un clima davvero speciale a Montalto e a Pescia Romana. Al centro della programmazione, iniziata domenica 8 dicembre, saranno proprio i bambini che avranno modo di trascorrere le feste natalizie assieme ai loro genitori tra giochi e attività in strada per le vie addobbate a festa. A Montalto si comincia domenica 15 dicembre con Peppa Pig. I piccoli entreranno nel mondo dei cartoni animati per rivivere le fantastiche storie di uno dei personaggi più amati dai bambini. Il mercatino di Natale dalle ore 15 farà da cornice per tutta la durata delle feste natalizie che termineranno il 6 gennaio 2014. Sempre domenica 15 al Teatro Lea Padovani alle ore 18 andrà in scena sei personaggi in cerca d'autore. Da non perdere poi venerdì 20 dicembre alle 10:30 il flash mob natalizio della scuola primaria Aldo Morelli. Sabato 21 dicembre non mancheranno a Viale Garibaldi e a Piazza Giacomo Matteotti lo zucchero filato, la casetta di Babbo Natale, il lancio dei palloncini con le letterine dei bambini, gli spettacoli di strada, i gonfiabili e tanto altro. E a Tolfa quest'anno il Natale si colora di rosso. I Girasoli, centro diurno per diversamente abili, ha infatti pensato di creare un'atmosfera magica per queste feste. Il nostro centro diurno del distretto Roma F1, sotto la gestione del consorzio Valcomino, spiegano i vertici dell'associazione Girasoli, è una struttura che opera sul territorio da più di 3 anni e che vede partecipanti ragazzi diversamente abili di comuni limitrofi sotto la guida di assistenti educativi. È un'equipe psicoeducativa all'interno di laboratori produttivi protetti. In stretta collaborazione con le associazioni del paese, Artiamo, ASDA, Associazione Commercianti, Associazione Musicale Vivaldi, Avis Tolfa, Banda Musicale Giuseppe Verdi, Centro Artistico Balletto Tolfa, Croce Rossa, Comunità Giovanile, FIDAPA, Gruppo Scout Tolfa 1, La Filastrocca, Made in Tolfa, si lavora insieme per creare il villaggio di Babbo Natale. In Piazza Vittorio Veneto, venerdì 20 dicembre 2013 alle 17, si accenderanno le luci, dando vita a un vero e proprio villaggio natalizio. Stand gastronomici, balli, musica faranno da cornice a Babbo Natale e i suoi elfi, ad attività per bambini, a mostre d'arte e mercatini ecosolidari, a giri sul pony e pesche natalizie. Dal 20 al 22 Tolfa quindi aspetta tutti, residenti e non, per una 3 giorni particolare e ricca di iniziative imperdibili. I Girasoli poi ricordano che domenica 22 alle 17 attendono tutti al tombolino natalizio. Per i più piccini poi c'è Babbo Natale che li aspetta nella sua casetta a Tolfa per ricevere dai bambini le letterine. Il presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli, Giuseppe Loddo, rende noto che presso l'aula consiliare Fausto Cereaulo, il 17 e il 18 dicembre alle ore 19 sono state convocate 2 sedute della massima assise popolare. Unico punto all'ordine del giorno è il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013. Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. Ed ora vi lascio un nuovo piccolo spazio pubblicitario a seguire lo sport. A tra poco.